Bye bye provincia di Lucca, l'ufficialità è arrivata dal Consiglio dei Ministri, Baccelli conferma la sua posizione, ovvero l'accorpamento con Massa Carrara. Eurosac, la Corte d'Appello di Firenze si dichiara non competente, produzione ferma almeno sino al 7 settembre, Colombini prepara la richiesta danni. Le imprese edili presentano il conto della rovina, il presidente di ANCE di Lucca, Renato Galli, pronte alle ingiunzioni di pagamento. Per lo sport è tutto pronto per il 47esimo Rally Città di Lucca, grande sforzo della nostra emittente per regalarvi la diretta integrale della partenza. Di nuovo buonasera, benvenuti all'informazione su Di Lucca. Da oggi è ufficiale, il Consiglio dei Ministri ha varato i criteri per procedere al taglio delle province. Lucca non rientra nei parametri previsti e dunque sparirà. Il presidente Baccelli insiste, l'ipotesi migliore comunque rimane l'accorpamento con Massa Carrara. Vediamo. Provincia di Lucca, addio. Da oggi è ufficiale. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito i criteri per tagliare il numero delle province. Un taglio drastico, si passerà dalle 107 attuali a circa 40. Il governo ha deciso che le nuove province dovranno avere più di 350.000 abitanti ed una estensione territoriale di almeno 2.500 km². Lucca non ha nessuno dei due requisiti e dunque è destinata a sparire, almeno nella forma attuale, perché adesso la palla passa al Consiglio delle Autonomie Locali, istituito in ogni regione e composto dai rappresentanti degli enti territoriali che di fatto dovranno procedere ai relativi accorpamenti. In Toscana l'unica a rimanere così com'è sarà Firenze. Le nuove province, e sul numero la battaglia sarà forte, eserciteranno competenze in materie ambientali, di trasporto e viabilità. Tutte le altre saranno invece destinate ai comuni, come stabilito dal decreto Salva Italia. Il presidente Stefano Baccelli conferma la sua posizione, ovvero l'accorpamento con Massa Carrara. È l'ipotesi migliore anche in virtù dell'abbassamento della superficie territoriale, afferma. Le unioni si fanno su criteri non solo numerici, ma anche geomorfologici, storici ed economici. Le affinità con Massa e Carrara, anche pensando al territorio, sono sicuramente numerose, mentre l'unione con Pisa, Livorno e Massa Carrara è un'ipotesi non ideale, conclude Baccelli, vista l'estensione eccessiva e le tante particolarità della costa. Ci sono anche altre reazioni. I criteri per la costituzione delle nuove province confermano la validità della proposta di Stefano Baccelli. Un ente che accorpi le aree di Lucca e di Massa Carrara rientra perfettamente nei requisiti emanati dal governo. Lo afferma il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, Marco Remaschi, del Partito Democratico, il quale aggiunge una scelta logica e naturale perché le province si occuperanno di ambiente, trasporto locale e strade. Da questo punto di vista, dice ancora Remaschi, la riflessione del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che allarga l'orizzonte su aeroporti, porti, sanità e sviluppo economico, quindi su una unione anche con Pisa e Livorno, rischia di essere fuori tema. E adesso la pagina del lavoro. È arrivata la risposta della Corte di Appello di Firenze sulla situazione di Eurosac a Porcari, ma l'esito non è quello sperato, anzi sembra di assistere davvero a uno dei tante commedie all'italiana. Produzione ferma almeno fino al 7 settembre, qui invece le cose si fanno serie, poiché sarà Lucca ad esprimersi in merito alla eseguibilità del ricorso vinto dalla famiglia Colombini. Ma cerchiamo di capirci qualcosa nel servizio di Marco Baldocchi. Ecco servito un paiadosso tutto italiano, quello che non consente nemmeno a un tribunale giudicante di potersi esprimere in merito alla propria sentenza. È quanto in estrema sintesi ha dichiarato la Corte di Appello di Firenze riguardo al ricorso vinto dalla famiglia Colombini contro la procedura fallimentare certificata dal Tribunale di Lucca nella vicenda Eurosac. Detta così pare una matassa difficilmente comprensibile. Nella realtà il discorso è ben più semplice, ovvero il Tribunale di Lucca dichiara fallita la ditta Eurosac
e nomina la curatrice fallimentare del prete. La famiglia Colombini non ci sta e presenta ricorso al Tribunale di Firenze, che in data 14 giugno scorso accoglie il ricorso e di fatto sembra riconsegnare le chiavi dello stabilimento di Porcaria ai Colombini. Il condizionale però è d'obbligo, visto che il Tribunale di Lucca presenta ricorso in Cassazione contro la sentenza di Firenze, ed è qui che nasce il paradosso, perché si apre la classica falla giurisdizionale. I Colombini chiedono a Firenze di far valere la sentenza di giugno e dichiararla immediatamente eseguibile, senza aspettare l'esito del ricorso del Tribunale di Lucca. Come dire, fate in modo che il giudizio da voi espresso sia elemento di diritto. Sembrerebbe ovvia la risposta, ma in questa vicenda che rischia di mandare a casa 50 lavoratori, niente lo è mai. Ed ecco che il Tribunale di Firenze si esprime incredibilmente svalutando il valore stesso della prima sentenza, dichiarandosi non competente per decidere in materia e rimandando la decisione al Tribunale di Lucca in data 7 settembre. Uno scenario che getta nello sconforto i dipendenti Eurosac e la famiglia Colombini, che si trovano nell'impossibilità di riprendere l'attività produttiva, uno dei fattori determinanti per la salvaguardia del patrimonio lavorativo ed imprenditoriale dell'azienda di Porcari. I paradossi non finiscono nemmeno qui, perché la stessa situazione potrebbe riverificarsi successivamente, qualora il Tribunale di Lucca decidesse di bloccare l'eseguibilità, ma la Cassazione desse ragione a Firenze. L'unica cosa certa in questa brutta storia italiana è che la famiglia Colombini presenterà una richiesta di risarcimento danni, che a questo punto chissà chi poi dovrà pagare. E Alessandro Colombini, amministratore delegato di Eurosac, si è detto sconcertato dalla decisione del Tribunale di Firenze. Oggi la famiglia Colombini e i dipendenti dell'azienda si sono ritrovati appunto a Porcari davanti ai portoni, di fronte ai cancelli appunto della stessa azienda, proprio per trovare soluzioni. Marco Baldocchi era lì per noi. Il Tribunale di Lucca si pronuncerà il 7 di settembre, e certo è un tempo che vederla così dal fuori sembra corto, invece per un'attività come questa, la produttività di questa azienda, fermarla fino al 7 settembre cosa comporta? Il 7 di settembre il Tribunale di Lucca si pronuncerà sulla nostra istanza di restituzione dell'azienda. È un tempo lunghissimo per un'azienda che ha già sofferto in tutti questi mesi per una situazione assurda. È un tempo che rischia veramente di compromettere qualsiasi tentativo di salvataggio dell'impresa. Io penso che ad oggi questa decisione mette veramente dei serissimi pregiudizi alla possibilità di ripartire con l'azienda. Noi abbiamo tentato di anticipare il più possibile il momento di ripartenza dell'impresa, perché siamo convinti che l'impresa abbia e ha oggi un mercato, ha dei clienti, ha dei contratti, ha dei fornitori che sono disponibili a dare la materia prima, ha delle banche che sarebbero ancora disponibili a dare dei finanziamenti, ha delle maestranze, ha delle capacità tecniche, del know-how, cioè è un'impresa di fatto ancora viva. Cosa si può fare a questo punto? Noi stiamo valutando insieme ai nostri legali ogni strada possibile per capire se ci sono delle altre possibilità. Di fatto l'unica possibilità concreta è attendere il 7 di settembre, però chiaramente attendere il 7 di settembre con l'impresa completamente ferma, chiusa come adesso, è difficilissimo. Quindi valuteremo anche insieme alle organizzazioni sindacali, insieme alle istituzioni, se c'è la possibilità di riprendere, se il Tribunale lo concederà, una ripresa dell'esercizio provvisorio o una forma di affittanza o una forma di tipo cooperativistico, per esempio, per mantenere in essere quello che c'è e per non disperdere definitivamente un patrimonio industriale, un patrimonio aziendale, di know-how, di mercato, eccetera, che sarebbe veramente un peccato. E un altro paradosso tutto italiano si chiama patto di stabilità. Ad essere in crisi sono molte aziende del settore edile, messe in ginocchio proprio dal patto di stabilità, ovvero dal rispetto appunto del patto, che non permette a molte amministrazioni di pagare i propri fornitori. A lanciare il grido di allarme è il presidente di ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili di Lucca, Renato Galli. Sentiamo.
Siamo pronti alle ingiunzioni di pagamento se sarà necessario. Così il presidente di ANCE Lucca, Renato Galli, dichiara tutta la esasperazione di un settore, quello dell'edilizia, che in provincia di Lucca è ormai allo stremo. Imprese storiche sono già state costrette a fermarsi a causa dei troppi crediti e a mettere tutto il personale in cassa integrazione, e altre rischiano di fare presto la stessa fine. Inoltre, da un'indagine condotta dagli uffici di ANCE Lucca sui ritardati pagamenti è emerso che circa un terzo delle imprese edili associate hanno accumulato circa 20 milioni di crediti nei confronti di enti locali, con punte di ritardo di oltre 400 giorni. Un dato allarmante se si pensa poi che le imprese edili lucchesi sono di piccole e medie dimensioni, che ha spinto il consiglio direttivo di ANCE infatti a deliberare iniziative concrete a sostegno delle imprese strette tra la penuria di lavori, il restringimento del credito e soprattutto la mancanza di liquidità, a causa anche dei pagamenti che non arrivano da parte delle pubbliche amministrazioni, costrette a rispettare un patto di stabilità che non gli consente di dare soldi alle ditte nonostante la disponibilità finanziaria in cassa. Fatto questo, che agevola ulteriormente coloro che abbattono i costi della manodopera per prendere lavori a prezzi stracciati, producendo così meccanismi di concorrenza sleale. Galli, a fronte di questa crisi del settore edile, invita sia lo Stato a recepire subito la direttiva comunitaria che obbliga gli Stati membri a pagare i propri fornitori entro 60 giorni, sia il prefetto di Lucca a convocare un tavolo con i sindaci, i dirigenti responsabili della ragioneria e le banche del territorio per cercare urgentemente soluzioni efficaci. E quello di questa sera sembra essere davvero un telegiornale dedicato al paradosso tutto italiano. Ebbene, vi abbiamo raccontato che la provincia di Lucca sparirà per i tagli imposti dal governo, che appunto ne ridurranno il numero da 107 a circa 40. Ebbene, oggi scopriamo che la provincia di Lucca è una delle sole tre province italiane ad aver rispettato i vincoli imposti dal Ministero delle Finanze. La provincia di Lucca, insieme con quelle di Massa e Livorno, è tra le tre amministrazioni provinciali virtuose in Toscana in merito all'indagine sui fabbisogni standard sui servizi del mercato del lavoro, condotta dalla COPAF, la Commissione Paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che fa capo al Ministero delle Finanze, in collaborazione con il SOSE, la società specializzata negli studi di settore. In sostanza, la provincia di Lucca è risultata in piena regola sul controllo della spesa sostenuta in rapporto ai servizi offerti in ambito mercato del lavoro, centri per l'impiego in primis, attestandone quindi la validità e la correttezza del modello organizzativo. La notizia è apparsa di recente sulle pagine dei principali quotidiani economici nazionali, i quali hanno evidenziato come in tempi di spending review ci siano amministrazioni che riescono ad ottimizzare i servizi offerti al cittadino in rapporto al personale utilizzato, alle spese di affitto dei locali, al tipo e al numero di utenza servita, nonché agli sportelli aperti al pubblico. Il riconoscimento, tra l'altro, sottolineato anche dal presidente della provincia di Lucca, Stefano Baccelli, a margine della recente presentazione della report sull'attività dei centri per l'impiego del 2011, consente all'assessore provinciale alle politiche del lavoro e della formazione Mario Regoli di affermare che questa virtuosità dovrebbe metterci al riparo in questo delicato settore da ulteriori tagli e trasferimenti per garantire servizi certi al cittadino. E adesso la politica, ci spostiamo a Porcari. Aggiungi un posto a tavola, così potremo sintetizzare le manovre da politica della Prima Repubblica che dobbiamo registrare a Porcari da parte della nuova amministrazione targata Baccini. Questo è il duro attacco del consigliere comunale di Da Sempre per Porcari, Riccardo Giannoni, in merito alle dimissioni del consigliere Solimando, che rimane assessore, avvenute lo scorso lunedì, per fare spazio all'esponente dell'UDC Salsini, rimasto fuori dal Consiglio Comunale alle ultime elezioni amministrative. Ovvero si fa dimettere un consigliere comunale, mantenendogli però allo stesso tempo l'assessorato con relativo stipendio a carico delle tasche dei cittadini di Porcari, dice ancora Giannoni, per trovare la poltrona anche all'autorevole escluso Salsini. Giannoni sottolinea anche come forse gli accordi tra i partiti e le varie cambiali da pagare per questi contano di più della democrazia.
Il Comitato Aria Pulita non abbassa la pressione riguardo l'impianto a biomasse di San Marco, anzi dopo l'incontro con le amministrazioni si attendono gli esiti dei controlli. Vediamo. Il Comitato Aria Pulita aveva settimana scorsa richiesto un incontro con le amministrazioni comunali e provinciali in merito alle licenze date per gli impianti a biomasse di San Marco e mercoledì scorso a Palazzo Ducale l'incontro c'è stato. Erano presenti i rappresentanti del Comitato, gli assessori Cavallaro per la provincia e Pellegrini Masini per il Comune di Lucca, oltre agli ingegneri degli uffici tecnici, segno che le amministrazioni vogliono massima trasparenza sull'argomento. La posizione del Comitato, che segue anche la vicenda analoga dell'impianto a biomasse di San Pietro a Vico, per il quale si esprimerà il TAR in merito al ricorso presentato contro l'apertura, è netta. Bloccare o in alternativa sospendere l'attività degli impianti di San Marco perché vi sono vizi procedurali nella richiesta delle licenze ma anche per quanto riguarda le erogazioni degli ecoincentivi statali in materia di energie rinnovabili. Altra situazione poco chiara è quella che riguarda la cogenerazione obbligatoria per accedere alla procedura semplificata della quale ha usufruito la proprietà. Ad oggi non risulta esserci né l'impianto per la cogenerazione e neppure un contratto che lo poi veda in realizzazione. Le amministrazioni, preso atto dei documenti presentati dal Comitato, si sono impegnate a verificare le procedure di assegnazione delle licenze. Il Comune di Lucca, a riguardo, ha costituito una commissione tecnica. Appuntamento poi a 3-10 giorni per la risposta che, qualora non dovesse portare alla sospensione o al blocco dell'attività degli impianti, costringerà il Comitato Aria Pulita a presentare un esposto alla magistratura lucchese. Parliamo di ambiente e andiamo a sentire in cosa consiste l'importante convenzione a favore dell'oasi del Bottaccio, sottoscritta nei giorni scorsi da Consorzio di Bonifica del Bientina e WWF. Salvaguardare e valorizzare l'oasi naturalistica del Bottaccio, l'area di circa 20 ettari situata nel settore ovest dell'ex alveo del lago di Bientina, che insieme al bosco di Tanali costituisce l'ultimo dei due piccolissimi lembi residui dei boschi planziali che un tempo circondavano il lago. Questo è l'obiettivo del Consorzio di Bonifica Oser Bientina e WWF. I due soggetti hanno infatti siglato una convenzione che li impegna, ciascuno per le proprie competenze, a programmare e realizzare le attività necessarie a promuovere la zona. Nello specifico, le finalità della gestione dell'oasi sono quelle di conservare gli aspetti naturali e paesaggistici presenti, di tutelare la flora e la fauna selvatica e di rendere fruibile l'area protetta con servizi e attrezzature adeguate. D'ora in avanti, l'ente consortile e il comitato del WWF lavoreranno gomito a gomito per gli interventi di regimazione idraulica nella zona, per l'attività didattica ed educazione ambientale rivolta sia alle scuole sia ai turisti che ai cittadini, per l'individuazione di nuove risorse presso enti e soggetti pubblici come l'Unione Europea e privati per nuove iniziative di promozione. Iniziative promozionali che andranno così ad aggiungersi a quelle messe in atto negli ultimi anni dal Consorzio, che insieme a Regione, Comune di Capannori e WWF ha già investito quasi 250.000 euro nel progetto Lungo le rotte migratorie, proprio per opere di valorizzazione delle oasi e del padule che si sono sviluppate tra l'altro in nuove piantumazioni e realizzazioni di passerelle e di punti di osservazione e avvistamento. E grande successo della lucchesia in Olanda, l'olio, il pane e il vino dei produttori della Piana hanno infatti ottenuto un grande successo all'edizione 2012 di Floriade, l'Expo mondiale dell'orto floro vivaismo e non solo. Alcuni dati del successo toscano e lucchese in questo servizio. 19.500 visite e 2.100 degustazioni di olio extravergine di Lucca su pane di alto passo accompagnate dai vini della strada del vino e dell'olio della provincia di Lucca. I numeri parlano chiaro. La Tuscany Week ha avuto un successo incredibile perfino sulla stampa di Taiwan che non ha mancato di sottolineare la presenza lucchese a Floriade 2012, l'Expo mondiale dell'orto flor vivaismo che si tiene ogni 10 anni in Olanda, incentrato quest'anno
fanno sul tema essere parte del teatro nella natura, avvicinarsi alla qualità della vita. Una fiera che si sviluppa su 66 ettari di parco, di cui 40 di sede espositiva, suddivisa in 5 aree tematiche: relax e guarire, ecologia, istruzione ed innovazione, ambiente e World Stage Show. L'iniziativa ha visto la collaborazione di Regione Toscana, di Toscana Promozione, del Consorzio Toscana Produce, del Distretto Floricolo Lucca Pistoia, dell'Associazione Città del Pane, della Strada del Vino e dell'Olio della provincia di Lucca. La gestione della settimana dedicata alla Toscana era coordinata da Carlotta Laffi di Lucca Promos e da Adolfo Giannecchini del Consorzio Toscana Produce, che hanno illustrato con meticolosità cosa significhi vivere nella nostra regione in mezzo ad olivi, cipressi e fiori. Ed ora la pagina sportiva, parliamo di rally. Andiamo a sentire, prima dell'intervista sentiamo invece, vi parliamo dei dettagli della nostra diretta e del 47esimo rally Città di Lucca, una diretta che comincerà alle 21.30 e che avrà non poche sorprese, vediamo. Ancora 24 ore per scoprire le gomme delle 122 autovetture che gareggeranno per la 47esima edizione del Rally Coppa Città di Lucca. Sulla nostra emittente, diretta integrale della partenza dal baluardo di Santa Maria, con inizio alle ore 21.30. Le interviste per gara, i contributi della mattina, lo spettacolo danzante a cura di Egira, Danza Orientale di Lucca, e ancora i dettagli delle auto in gara e la partenza verso la prima prova in biancoleria. Ma soprattutto, grazie all'amico Massimo De Mari di Vidorelli, una succosissima esclusiva da non perdere: il camera car integrale della prima speciale di Biancoli a bordo di Paolo Andreucci e Giacomo Ciucci. Un grande sforzo della redazione e dei nostri collaboratori per portare sul maxi schermo targato di Lucca, presente di fronte al Caffè delle Mura, ma soprattutto sui vostri teleschermi da casa, lo spettacolo di traversi del campione italiano in carica. Svelata anche l'ultima delle frecce all'Arco di Lucca, per questa esclusiva diretta del Rally Città di Lucca non resta che aspettare domani sera, quando finalmente comincerà la vincente edizione 2012 della corsa organizzata dalla scuderia Ballesterio. E lo sentiamo Paolo Andreucci ai microfoni di Massimo Salvucci, volto noto di provaspeciale.it, sicuramente il pilota, uno dei piloti più attesi per la kermesse di domani. Paolo Andreucci a sorpresa qui al Rally Coppa Città di Lucca, in quella che è la tua seconda gara di casa dopo il ciocco. Sì, siamo lo stesso vicini. Una prova è la prova di Montefegatesi, che è stata anche quest'anno del ciocco, per cui insomma me la sento anche questa come gara di casa, salvo le altre due prove che per me sono, una è completamente nuova, l'altra l'ho fatta alla rovescia, però insomma la vicinanza di casa si sente lo stesso. E poi un'altra cosa importante per proprio la città di Lucca è quello di avere a fianco un lucchese doc come Giacomo. Eh sì, siamo proprio, insomma, si doveva debuttare questo inverno nel Race Day Terra e poi purtroppo per problemi vari non siamo riusciti, insomma abbiamo rimandato a questo città di Lucca, che insomma lo sentiamo tutte e due in modo particolare. Anche perché una partenza come al Caffè delle Mura, penso che sia una partenza con una coreografia veramente unica anche a livello italiano. Assolutamente, è bellissima, una delle più belle partenze d'Italia, che insomma la gente, la cornice, è veramente uno spettacolo. Insomma, infatti non a caso insomma il Rally di Lucca fa sempre molti iscritti. Un augurio per tutti. Ah, che sia una bellissima, una bella gara. Le strade sono molto selettive e belle, per cui ecco, ci sono tutti gli iscritti, anche in un momento di crisi sono comunque tanti, per cui c'è solo da sperare che sia il solito Lucca, cioè organizzato come al solito, bene. In bocca al lupo a tutti, quindi. Crepi. La camera car della prova speciale di Andreucci intorno a mezzanotte 45. Chiudiamo con il calcio. Ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva con le immagini
che abbiamo raccolto direttamente a Roma, dell'accordo fra Lucchese Calcio e Meta Energia, ma dietro questo accordo ci sono anche due aziende lucchesi, la Moveco e la Cinacchi. Allora siamo andati a intervistare il presidente di Moveco che vi proponiamo. Marco Cinacchi è presidente di Moveco e amministratore delegato della Cinacchi SRL. Che cosa fanno le sue aziende? Beh, allora io ho due aziende, una si occupa di rappresentanze industriali, in particolar modo abbiamo creato questa collaborazione con questa società chiaramente che si chiama Meta Energia, con la quale andiamo a sviluppare un discorso di trading di energia elettrica e gas su tutto il territorio toscano. Mentre Moveco è una società che fa impresa e si occupa di efficientamento energetico degli edifici, e questo lo facciamo anche in partnership con Meta Energia. Voi avete messo in contatto Meta Energia con la Lucchese Calcio, quindi nasce una partnership sportiva che speriamo dia buoni frutti, ma come è nata questa idea? Beh, allora è nata da un'idea di un nostro collaboratore che, come avete visto sul giornale, Rino Vitale, il quale ha avuto questa intuizione, ci abbiamo pensato un po' e poi abbiamo cominciato a lavorarci. Abbiamo visto che le due compagini, sia la Lucchese che Meta Energia, erano due compagini che avevano dei progetti giovani e innovativi, e abbiamo creato appunto questo tipo di sinergia. Infatti tengo a precisare che questa non è una sponsorizzazione pura, ma è una cosa che viene dall'analisi dei progetti reciprochi delle due società. Si sono piaciute a vicenda e quindi si è concretizzata questa cosa. E tra l'altro vi posso anticipare che il martedì 31 luglio è prevista la presentazione della nuova squadra, la nuova Lucchese, in una piazza cittadina. Ancora la location non è stata ufficialmente decisa, ma il dubbio sarà ed è fra Piazza Anfiteatro e Piazza San Giusto, dove l'anno scorso fu presentata la squadra e dove quindi anche il presidente Giannecchini terrebbe particolarmente, anche per questioni di cabala, appunto, a ripetere l'evento. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda il nostro telegiornale, e io vi ricordo che notizie e servizi sono disponibili sul nostro sito dilucca.it. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.